Ciao ragazzi, ben ritrovati. Come state? Spero tutto bene. È una settimana dura, è una settimana difficile, è una settimana iniziata non male, malissimo, probabilmente peggio non poteva iniziare questa settimana. Io stamattina vi ho portato un video in cui vi spiegavo il mio punto di vista, dopo le parole di Allegri nel post partita, in cui mi era sembrato veramente vulnerabile, umano, distrutto, veramente, ho visto un Allegri praticamente morto. In conferenza stampa post partita e vi voglio rimandare al video di questa mattina per non dover stare a ripetermi e non voglio allungare il brodo inutilmente. Però c'è un passaggio fondamentale che Allegri continua a ripetere, quello della penalizzazione, di quanto questa penalizzazione abbia influito sulla stagione corrente. Quindi mi sono fatto una domanda, dato che l'unico modo che abbiamo per capire se la penalizzazione abbia influito o meno e quanto abbia influito all'interno del campionato, della stagione, dobbiamo prendere i numeri, i meri numeri. E per farlo dobbiamo fare alcune riflessioni basate unicamente sui numeri. Quindi io oggi su Twitter ho fatto questo thread, ok? Magari l'avete pure letto, spero di no, così facciamo una riflessione tutti insieme. Se l'avete già letto, alla fine, come dicevo anche qua, di questa analisi numerica andrò a darvi la mia posizione, la mia lettura di quello che è stato il giudizio di Allegri. Perché, come dicevo anche stamattina, sì, Allegri potrà, dire quello che vuole dal punto di vista di quello che ha dato al gruppo, dell'aiuto che ha dato al gruppo, della situazione complicata, però rimane l'allenatore della Juventus. E secondo me è un grave errore di Juventus che l'allenatore non debba pensare al campo, ma debba pensare ad altro. Allegri deve pensare al campo, doveva pensare al campo. Aveva la necessità di raccogliere punti, di allenare la squadra, di preparare i ragazzi, di farli arrivare alla partita in un certo modo, di cercare anche di isolare quello che poi c'è fuori dal campo. Non è compito dell'allenatore fare queste robe qui. Qui ci vuole assolutamente un dirigente. L'allenatore deve allenare, l'allenatore deve raccogliere i risultati, l'allenatore deve fare la formazione, l'allenatore deve modificare la formazione, l'allenatore deve fare le scelte tecniche, l'allenatore deve parlare, pensare di campo. Stop. Partita, allenamento, allenamento, partita, partita, allenamento, allenamento, partita. E quindi cerchiamo di analizzare l'Allegri bis, perché l'Allegri bis in 106 partite, quindi dalla prima partita che è stata, tra l'altro la prima partita è stata Udinese-Juventus, la prima partita è stata Udinese-Juventus 2-2, l'ultima partita di quest'anno è Udinese-Juventus. E per quanto mi riguarda, Udinese-Juventus sarà l'ultima partita di Allegri e l'ho realizzata adesso questa cosa qua, da Udine a Udine, dall'Allegri bis che inizia Udine all'Allegri bis che termina Udine. Questa secondo me sarà la prospettiva della Juventus. Quindi 106 partite, 57 vittorie, 21 pareggi, 28 sconfitte, 159 gol segnate con una media di 1,5 gol a partita, 108 gol subiti con una media di 1,2 a partita. Nessun trofeo conquistato, la bacheca è esattamente uguale a come l'aveva lasciata Andrea Pirlo con Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Eliminazioni europee tra ottavi l'anno scorso con il Villarreal e gironi quest'anno con tutta la debacle che sappiamo, Maccabi non Maccabi. Semifinali di Europa League, fresche, freschissime, che ancora non mi vanno giù. Ma è la stessa formazione confermata, aggiungo, una finale di Coppa Italia persa, una finale di Supercoppa Italia persa, una semifinale quest'anno di Coppa Italia persa, tre volte per mano dell'Inter, quindi tre trofei che potevamo conquistare noi, forse tre trofei che finiranno nella bacheca di Simone Inzaghi. Mai stati in lotta per il campionato, l'anno scorso c'è stata la lotta fino all'ultimo secondo tra Inter e Milan e quest'anno dove ha trionfato il Napoli. Questo è il riassunto generale dell'Allegri bis. Per quanto mi riguarda, un disastro. Semplicemente un disastro, stiamo parlando di numeri tragici. Andiamo un po' più nello specifico perché l'annata 2021-2022, quindi l'anno scorso, 52 partite disputate, 29 vittorie al 56%, 11 pareggi il 21%, 12 sconfitte il 23%, 80 gol fatti, 1,54 di media gol a partita, 55 gol subiti, 1,6. Quest'anno non andiamo mica meglio, anzi, 54 partite disputate, 28 vittorie il 52%, perché c'è una vittoria in meno, mancano ancora due partite, ma abbiamo giocato due partite in più. Quindi 52%, 10 pareggi il 18% e soprattutto quest'anno già a quota 16 sconfitte il 30%. 79 gol fatti, 1,46, 53 gol subiti, 0,98. Guardate questi numeri quanto sono simili, gol fatti, gol subiti, siamo lì, vittorie, partite, sconfitte, pareggi, siamo lì, tranne il dato delle sconfitte che è leggermente più alto. L'anno scorso e quest'anno
zero titoli l'anno scorso, zero titoli quest'anno, l'anno scorso almeno due finali, quest'anno nemmeno queste. Le due stagioni sono praticamente identiche. Allora mi chiedo, ma questa penalizzazione arrivata a metà della stagione sportiva 2022-2023 di 15 punti in classifica, con l'annuncio localizzato tra la partita di Coppa Italia con il Monza vinta per 2-1 col gol di Federico Chiesa, il primo posto infortunio, e quella di Serie A con l'Atalanta, dove eravamo già fuori dalla Champions League, ma quanto ha influito sul rendimento? Cerchiamo di andare ancora nello specifico. Post penalizzazione abbiamo giocato 29 partite, 15 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte, 40 gol segnati, 27 gol subiti, 1-38 contro 0-93. Di queste 29 sono state 8 in Europa League, 4 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, 11 gol segnati, 5 gol subiti. 3 in Coppa Italia, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, 2 gol segnati, 2 gol subiti. 18 in Serie A, 10 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte, 27 gol segnati, 20 gol subiti. Numeri non che fanno girare la testa. E quindi cerchiamo di fare il confronto tra la Ligri bis pre-penalizzazione e quello post-penalizzazione. Il post-penalizzazione su 29 partite, 15 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte, 40 gol segnati, 27 gol subiti. Allegri bis pre-penalizzazione, quindi pre-Juventus Atalanta 3-3. 77 partite, 42 vittorie, 15 pareggi, 20 sconfitte, 119 gol segnati, 81 gol subiti. Siamo lì, ragazzi. Siamo lì, 1.38 di gol segnati post-penalizzazione, 1.54 pre-penalizzazione, si è leggermente abbassato. Così come abbiamo subito meno gol post-penalizzazione, 0.93, invece nel pre-penalizzazione 1.05. Però si è lì. E quindi io, come dicevo nel post, spero di aver fatto correttamente tutti i calcoli, controllando, mi pare di sì, è ovvio che prendo il dato da Wikipedia, me lo scrivo sul blocco note, prendo la calcolatrice, faccio il conto, qualcosa può essermi sfuggito, sono abbastanza dell'idea di aver fatto i conti fatti bene, ma qualcosa può essermi scappato, quindi non esitate a correggermi nel caso. Arriva un utente che mi fa un'osservazione molto interessante. Visto il numero diverso totale, servirebbe la media dei punti fatti. Io gli dico che si calcola abbastanza velocemente, basta prendere appunto i dati di Wikipedia, togliere quelli che abbiamo già e tirare le medie. Possiamo farlo solo con la Serie A però, perché se si parla di punti, i punti si conquistano nel campionato italiano. E quindi, Serie A, Allegri bis totale, 2021-2022, 2022-2023. Nella prima annata, 38 partite, 20 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte, 57 gol segnati, 37 gol subiti, 70 punti. Questo è l'anno scorso. Male, malissimo. Quest'anno, 36 partite, dato che ne mancano 2, 21 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte, 55 gol segnati, 32 gol subiti, 69 punti. Anche qui. E significa 139 punti in 74 partite tra Allegri bis prima stagione e seconda stagione. Una media di 1.88 punti a partita. Niente di eccezionale, niente di strepitoso. Serie A dell'Allegri bis pre-penalizzazione. 56 partite, 31 vittorie, 14 pareggi, 11 sconfitte, 85 gol segnati, 49 gol subiti. 107 punti in 56 partite, la media di 1,91. Serie A, Allegri bis post penalizzazione, 18 partite, 10 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte, 27 gol segnati, 20 gol subiti, 32 punti, 18 partite, 1,78. Ora, ovviamente l'utente mi ha risposto, quindi la penalizzazione ha avuto un effetto negativo a guardare i numeri. Pensare che alcuni dicono che ci ha aiutato e compattato. E io gli ho risposto, penso che sia un campione troppo basso per poter dare una risposta certa. Sono sicuramente numeri più negativi rispetto al trend precedente, ma anche decisamente simili. Ora, ragazzi, vi chiedo scusa se vi ho annoiato con questa sfilza di numeri. Vi chiedo scusa, so anche che è difficilmente digeribile un video del genere perché sono numeri. Quindi magari mettete in pausa il video, guardatevi le schermate che c'erano al mio fianco, oppure andate direttamente sul mio profilo Twitter e guardatevi i numeri da fermi, e nel mentre cercate di farvi la vostra idea, io ora vi dico la mia. È palese che pre-penalizzazione e post-penalizzazione qualcosina sia cambiato dal punto di vista del rendimento di quello che abbiamo raccolto. L'abbiamo visto, qualcosina in meno si è raccolto, ma si sta parlando di numeri veramente molto vicini a quelli che c'erano anche pre-penalizzazione. Infatti io vi dico anche la verità, io non sono arrabbiato con Allegri per il 4-1 di Empoli, ma il 4-1 di Empoli faccio anche un po' fatica a prendermi con Allegri, devo dirvi la verità, devo essere onesto con voi, devo essere sincero con voi, secondo me
non ha tutte le colpe, ci sono delle colpe inerenti molto a quello che è accaduto nel pre-partita, sono d'accordo con lui quando parla di penalizzazione, però è una tantum. Io sono arrabbiato con Allegri se prendi in esame tutti questi dati, prendi in esame 2 anni di lavoro e in 2 anni di lavoro non ci sono stati miglioramenti. Siamo sulla stessa linea d'onda, no? Dato che prima parlavamo di Udinese, no? E di Udine che è stato l'inizio e potrebbe essere la fine. Parliamo di Empoli, che è stata la seconda partita dell'Allegri bis. Io ero allo stadio, abbiamo perso 1-0 dall'Empoli. Allegri e Chiellini si parlano e si dicono non è squadra. Adesso siamo squadra? Cioè, al netto di tutto quello che è accaduto, in 2 anni di lavoro, nel momento peggiore, come diceva prima l'utente, dovrebbe aver compattato questa cosa. Ci siamo compattati? A me non pare. A me non pare vedere una Juventus più compattata, una Juventus più serena, una Juventus più squadra. A me non pare. E il me, la rabbia, il nervoso nei confronti di Allegri, passa da queste robe qui, dal fatto che in 2 anni i numeri che l'anno scorso non erano accettabili, quest'anno sono gli stessi. Ma pre-penalizzazione e post-penalizzazione, perché fossimo qua a dire, cazzo, però post-penalizzazione siamo passati da una media di 1.88, che era già brutta, a una media di 0.93. A una media di 0.70 punti a partita. Siamo passati da fare 3 gol a partita a farne 0.8. Siamo passati dal prendere mezzo gol a partita a prenderne 3. Siamo passati da vincere le partite a perderle. Il problema è che non è così. Il problema è che non è così. E pre-penalizzazione eravamo già lontani dallo scudetto. Eravamo già usciti dalla Champions. Queste cose non possiamo dimenticarle. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare. Questi sono i frutti del lavoro di Allegri che non riesco a vedere. Queste sono le cose che mi fanno dire è impossibile che la Juventus vada a confermare Massimiliano Allegri in panchina per un'altra stagione. Cioè questi numeri, che sono numeri, sono difficilmente interpretabili. Cioè che ci sia una Juve pre-penalizzazione e post-penalizzazione, sicuramente a livello emotivo è stato così. Però il campo poi ti dimostra che quello che non andava prima della penalizzazione sta continuando a non andare nella stessa maniera post-penalizzazione, con in aggiunta un carico emotivo maggiore. E questo secondo me è il dato da prendere in considerazione, non il fatto che la penalizzazione ha fatto male. Certo che ha fatto male al tifoso, all'allenatore, al giocatore, al dirigente, a tutti ha fatto male. Chiunque abbia il cuore bianconero di questa roba ci sta soffrendo e ci soffre. Però non venitemi a dire, davvero non venitemi a dire, e penso che l'abbia dimostrato i numeri, che post penalizzazione si è andato decisamente peggio per la penalizzazione, perché sarebbe disonesto, ragazzi, cioè sarebbe sinceramente disonestà intellettuale dire che è stata la penalizzazione a complicare questa stagione. No, questa stagione era già complicata ed è proseguita sugli stessi binari di come era iniziata e di come era terminata quella precedente. L'Allegri bis primo anno e secondo anno sono lo stesso disastro, con l'aggravante che nel secondo anno, non per colpa dell'allenatore, non per colpa della squadra, si è complicato anche il tutto per errori dirigenziali del passato, per errori di gestione. E io aggiungo per questa roba del fatto di non aver inserito una figura a livello dirigenziale che doveva occuparsi semplicemente del parlare ai microfoni o cercare di isolare la squadra e l'allenatore. Perché come dicevo nel video di stamattina, se oggi Allegri può permettersi di parlare di penalizzazione come alibi, e i numeri ci hanno dimostrato che non è un alibi attendibile, ci hanno dimostrato i numeri, i numeri non mentono, i numeri raccolgono quello che si è fatto in questi 2 anni, ma se Allegri la può utilizzare come motivazione, come alibi, che è debole, è semplicemente perché la Juve ha permesso questa cosa qui, perché la Juve lo ha messo in una posizione in cui era lui a doversi occupare di questa roba qui. Ma non è lui che deve occuparsi di questa roba qui. Lui è l'allenatore ed è l'allenatore di una squadra che era in difficoltà già prima della penalizzazione. Era in difficoltà prima della penalizzazione e gli andiamo a dare anche un'altra patata bollente. Così si pensa ancora meno al campo. Perché questo è il problema di fondo della Juventus. Che in questo momento qui, in cui, e io lo torno a dire, non so quante volte ho già ribadito questo concetto, ci sono degli altri problemi extracampo importanti? Sì, ci sono. Sono problemi anche grossi, importanti, difficili probabilmente da risolvere. Però il campo non può venire messo in secondo piano dentro a una squadra. Una squadra di calcio che è diventata grande per via del pallone, per via del campo, per via del tifoso che va a vedere la partita di pallone al campo. La squadra non può essere messa in secondo piano. Non può essere sempre il calcio ad essere messo in secondo piano.
Perché sennò semplicemente mi interessavo di altro, mi interessavo di politica, mi interessavo di economia, mi interessavo di altre cose che nulla avevano a che vedere con lo sport. Dato che io voglio vedere la partita di pallone, dato che ci sono delle difficoltà, certo, ma quella roba lì ci penseranno quelli che sono addetti a quella roba lì. L'allenatore e la squadra devono pensare a giocare a calcio e la società, intesa come società che deve delineare un progetto sportivo, mi va a prendere un direttore sportivo, il direttore sportivo che è mancato ed è quella figura di cui sto parlando adesso, insieme magari a Calvo che magari andava a parlare alle telecamere, queste due figure mancano. Cioè rendiamoci conto, da quando si è sgretolata la coppia Marotta-Paratici è imploso tutto. Avevamo provato a riformarla con Cherubini, arriva bene, è successo quello che è successo. Bene, dobbiamo rimettere al centro del villaggio una dirigenza, perché se non è una dirigenza forte che crede al 100% nell'allenatore, senza bisogno che l'allenatore vada a prendere in ostaggio la società, come mi pare che stia accadendo in questo momento per via delle parole dell'altra sera al club di Caressa, che non mi sono piaciute assolutamente e ho già espresso il mio punto di vista, la società mi sceglie il direttore sportivo e società insieme mi scelgono il progetto, mi scelga l'allenatore e insieme all'allenatore preparano il parco giocatori in modo da formare quel famoso triangolo in cui allenatore, giocatori e dirigenza tutti uniti verso una direzione. Però formatemi un progetto sportivo serio, in cui l'allenatore pensa ad allenare, in cui il direttore sportivo pensa a formulare il progetto sportivo, in cui la dirigenza pensa all'extracampo. Cioè, è così che funziona, eh? È così che funziona. In questo momento presidente è un commercialista, messo lì perché c'è bisogno. Direttore sportivo è l'allenatore. L'allenatore non c'è, è un'autogestione continua. Allora ragazzi, dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare in questo modo? Non lo so.